Luca Radaelli, direttore artistico dell'ultima Luna d'Estate, 17esima, eccola qui, 17esima edizione, Teatro Popolare di Ricerca. Quando l'ha iniziato l'abbiamo chiamato Teatro Popolare di Ricerca. Adesso avrebbe ancora senso chiamarlo così, dopo 17 anni, secondo te? Ma tutte le parole subiscono l'usura del tempo, quindi secondo me però subisce più l'usura del tempo la parola ricerca che non popolare. Popolare è qualcosa che rimane sempre. Ricerca dipende, io come dico sempre la ricerca la fanno anche, non lo so, le aziende automobilistiche per uscire con un nuovo modello, quindi se lo consideriamo in questo senso tutte le compagnie che vengono fanno una ricerca, tutte le compagnie che vengono hanno comunque un linguaggio che in qualche modo si può definire popolare. A me quello che interessa fondamentalmente è che ci sia del teatro vivo che parla al pubblico e che coinvolga il pubblico nostro, che è un pubblico variegato, che è composto sia di persone che vanno spesso a teatro che di persone che ci vanno magari una o due volte all'anno. Quindi a me interessa che ci sia qualche cosa di molto legato al territorio, al tempo stesso però che produca anche dei momenti di bellezza, di altezza, di qualità alta, insomma. Ogni anno c'è un tema. L'anno scorso era l'amore, quest'anno è gli eroi, no? Da alcuni anni cerchiamo di trovare anche un filo conduttore. Sì, quest'anno l'eroismo, che è un concetto un po' desueto, ma che a me piaceva perlustrare sotto varie sfaccettature, per cui eroismo non solo nel senso militare, che è quello primo che viene in mente, ma morti di mafia, prima guerra mondiale, eccetera. Ma anche l'eroismo di vite esemplari, anche di persone magari che, come Antonia Pozzi, che non ha pubblicato un solo testo in vita sua e che poi invece è diventata un punto di riferimento letterario per le generazioni successive, oppure eroismo, se vogliamo, sportivo. Insomma, ci sono vari modi di intendere questo concetto e abbiamo cercato di, appunto, sviluppare questa cosa attraverso gli spettacoli. Quella cosa, facciamo un appello ai critici, cioè alle persone che dovrebbero in qualche modo sottolineare questo pezzo, che non lo fanno. L'appello ai critici è questo: provate a chiedervi come mai un festival resiste da 17 anni, non solo, ma aumenta ogni anno gli spettatori facendo cose, diciamolo, non banali e non scontate. Insomma, basta vedere tutti le persone, gli attori, le compagnie che sono passate in questi anni. Secondo me, se un critico fosse un po' curioso, verrebbe a vedere cosa sta succedendo qui, perché è una riserva di vitalità e di energia per il teatro. Hai già pensato al tema dell'anno prossimo? Anche quello di fra due anni. L'anno prossimo facciamo una cosa, se vuoi, un po' scontata, cioè legandoci all'Expo, una cosa dedicata al cibo, ma che è uno dei temi poi vostri. Siccome è uno dei temi nostri, proprio perché lavoriamo in stretta collaborazione con gli agriturismi, abbiamo pensato semplicemente di esaltare quello che è normalmente un filone secondario del festival. Mentre fra due anni mi piacerebbe, visto che corre il 400° anniversario della morte, dedicarlo tutto a Guglielmo, al nostro amico Guglielmo. Va bene, noi ci saremo. Ciao, bene, grazie. Ciao.